Libero aveva scritto: le lacrimucce delle star. Prima la danno via, poi frignano e fingono di pentirsi. Questo è un titolo vero del giornale Libero, che parlava del fatto Weinstein con Asia Argento. E Asia Argento è stata anche protagonista di un sondaggio fatto sempre dal giornale Libero. Difatti liberoquotidiano.it aveva scritto: molestie sessuali, gioco della torre, chi butti giù tra Asia Argento e Laura Boldrini? Tempo fa la Mannoia aveva detto che Libero è carta per il culo. Ecco, io non sono d'accordo. Secondo me si irrita anche il culo. Ma è possibile che ogni volta che una donna subisce una violenza c'è sempre qualche troglodita che pensa che sia stata colpa sua? Se l'è andata a cercare, aveva la sua convenienza, poteva scappare. Ma com'è possibile che Feltri sia caduto così in basso? Lui che all'epoca aveva preso il posto del grandissimo Montanelli. Da Montanelli non ha imparato niente. Montanelli era uno storico, un grande pensatore, un uomo a cui hanno dedicato vie, piazze, giardini in tutta Italia. Montanelli sì che per la donna aveva un grande rispetto. Bene, sentite cosa diceva in un'intervista del 1969 parlando del periodo della guerra in Abissinia. Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre, che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari. Cioè, queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci in questo infinito dell'Abissinia, dove nessuno sapeva, ma che le arrivavano, e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa, dove mi portava la biancheria pulita. Cioè, non solo era una ragazzina, non solo l'ha comprata, non solo la usava come una schiava, ma pure anni dopo, in un'intervista con Enzo Biagi, pochi anni prima che morisse Montanelli, aveva detto a Enzo che aveva comprato un bel animalino. Qui abbiamo Sade, okay, che è appassionato di giornalismo come me. Mettete un like per Sade, innanzitutto. No, perché ti tiri in ballo? Perché qui abbiamo due colonne portanti del nostro giornalismo italiano, ok? Montanelli e Enzo Biagi. Un animalino. Cioè, siamo tornati al Labrador di cui parla Feltri. Io mi sorprendo, tra l'altro, che Enzo Biagi all'epoca, quando gli ha detto questa cosa, non lo abbia ammonito di aver chiamato animalino una povera ragazza schiava che ha comprato di 12 anni. E invece l'ha addirittura chiamata animalino. E non da giovane, quando eri in Abissinia. Non nell'intervista del 1969 che avete visto. Ma quando era vecchio, maturo. Quando ormai era stato consacrato come Montanelli, il grande intellettuale. Guardate, se questi sono gli intellettuali, rivaluto il bonobo. Purtroppo, cadabrini miei, non sempre quando c'è una grande artista, in questo caso l'arte di fare scrittura, dietro ci sia un grande uomo. Ci sono vari esempi. Uno può essere un grandissimo artista, ma non essere un grande uomo, e questo è il caso. Dopo ci sono grandi artisti che sono anche grandi uomini, e a quelli possiamo dedicare vie, piazze e giardini. Dopo non è detto che se uno è un grande uomo lo è in tutto. Ci sono grandi uomini che però sono stati dei papà di merda, ok? Se a quelle persone poi gli dedichi un asilo, allora lì sì, ti dico, ma no, ma non ha senso. Sarebbe come chiamare un asilo nido Michael Jackson. Io eviterei. Quindi io vorrei fare un appello a tutti quelli che hanno messo il nome Montanelli su vie, piazze e giardini. Non si può revocare il nome. Eppure, in Italia, tanta gente è ancora ferma al Montanelli pensiero. La donna è un animalino che, quando tu hai potere, puoi comprare e usare a tuo piacimento. Se lei ci sta, è una zoccola. Se non ci sta, è una zoccola che non ci sta. Il potere è la chiave di tutto. E Weinstein,
dal suo punto di vista, il potere ce l'aveva. Fox Life aveva scritto: molestie a Hollywood, cronaca di 30 anni di abusi da parte del produttore Harvey Weinstein. 30 anni di abusi. È 2 anni in meno di tutta la mia vita. E non sono proprio uno sbarbatello. Asia Argento è stata la prima a denunciare. Dopo di lei si sono aggiunte Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e altre famose. Diciamo che alla notte degli Oscar uno come Weinstein era meglio tenerlo a manette. La tattica era sempre la stessa, chiamava la vittima in albergo e fingeva un colloquio di lavoro. Al primo momento la faceva sentire a suo agio, poi la lasciava da sola, andava in bagno e ritornava tutto nudo con in mano una crema per massaggi. Ultime, donna! In quel momento chiedeva un massaggio. Ma non un massaggio qualsiasi, non alla cervicale. Ti chiedeva di partire dal collo, perché i massaggi sono olistici, si parte dal collo e si arriva al colon, perché è una medicina olistica sfuggente. Ora io mi rendo conto, soprattutto per le femminucce che guarderanno il video, che è un tema non delicato, delicatissimo. Difatti, se quando faccio i video, di solito non è che me ne frega più di tanto, diciamo che in questo momento mi sto sentendo un sacco di arpioni puntati al culo. Ho un po' la stessa sensazione di quando faccio i live in giro, quando faccio i video non ce l'ho di solito, in questo momento ce l'ho, perché so che è un tema delicatissimo e che quindi la gente si può dividere solo in 2 categorie, chi è d'accordo e chi non è d'accordo. Quindi, per questa cosa, ho deciso di mettermi una sicura, una precauzione, un allarme. Io durante i monologhi non faccio mai intervenire nessuno, anche quando dico delle minchiate o delle cose sbagliate. E mi sono reso conto che è facile prendere in giro Feltri perché dice frasi maschiliste, perché vi assicuro che non è facile.